Oggi cominciamo queste nuove lezioni su un argomento che direi è molto sentito dai credenti. In generale l'argomento è che fine facciamo dopo la morte. In particolare l'argomento che ci interessa come religione, dal punto di vista critico, è il mondo ultraterreno. Insomma, l'invenzione di un dove, di un luogo in cui non si sa bene quale parte di noi acceda dopo la morte, l'anima sono io o è qualcosa che io contengo? Lo spirito di cui i parareligiosi parlano, che è lo spirito? Dove va a finire il suo spirito, se ci sta uno spirito? Che cos'è? Come si misura? Come si valuta? Il mondo ultraterreno naturalmente non è una cosa semplice da spiegare. Dietro le fantasie più ingenue del catechismo cattolico, paradiso, inferno, purgatorio, modalità di accesso più o meno consentito da un giudice, da un tribunale, cioè da una organizzazione che è presa quasi pedissequamente dal mondo che ci circonda, il mondo materiale, il mondo degli umani, questa cosa non è molto facile da spiegare, perché tra l'altro nel corso dei secoli si è, come dire, complicata, gli si sono aggiunti nuovi stimoli, nuove idee, nuove fantasie, appunto. La stessa, come dire, definizione di chi o cosa va andrebbe all'inferno, in paradiso o in purgatorio, sfugge non tanto alla teologia che è strutturata naturalmente su dei nonsense, ma alla logica, sfugge alla logica, sfugge al pensiero comune, nemmeno quello critico, che ci sarebbe fare tanto. Il pensiero comune, il quale si interroga su questa paradossale, in qualche modo, fine che non sarebbe più fine. Nessuno è certo di questa fine, nemmeno il credente più sfegatato. Se qualcuno fosse certo, gli sarebbe meno penosa, meno ansiosa, meno paurosa la propria fine materiale. Non dico che magari tutti quanti si ucciderebbero, tutti i credenti, si ucciderebbero pur di arrivare a quello che loro danno per certo, il paradiso. Ma insomma, la volontà di vivere o di sopravvivere sicuramente è una misura, vista che è forte, di un relativo scetticismo in merito alla fine che facciamo o che si farebbe appena dopo morti. Allora, il problema dei mondi ultraterreni, in qualche modo c'è un problema di continuazione, no? Che superi la fine materiale, o meglio, che superi la fine, punto, che poi sia materiale e spirituale come divisione di questi due mondi, è un'opinione, è un'idea tra tante. Personalmente, essendo ateo, materialista e razionalista, non accetto, non condivido la suddivisione fra spirito e corpo. Lo spirito non è
misurabile, non è evidente, non è assoggettabile agli strumenti della verifica. È un'idea, è un'intuizione, deriva da deduzioni più o meno filosofiche, ma non è concreto, non è accertato. Il corpo è questo, bello o buono o cattivo o brutto che sia, cade sotto i nostri cinque sensi, finora ne abbiamo contati cinque, e non ci sono, come dire, allarmi per un sesto o un settimo, quindi mi fermerei, se dovessi fare la parte di un razionalista, alla materialità. Eppure non vado in questa direzione. Fingo che esista uno spirito, la vogliamo chiamare anima, la vogliamo chiamare io, ma esiste uno spirito. Faccio finta che esista, perché se no non avrei il soggetto di un'azione che è quella del sopravvivere alla morte. Ma già questo, voglio dire, pone dei problemi. Già questa sopravvivenza, l'idea di sopravvivere alla morte fisica, complica inutilmente la semplicità di una fine chiusa nella fine della materialità, del corpo. Perché lo complica? Perché intanto ammette questo contenuto, il cui contenitore sarebbe il corpo, contenuto che è il fiato vitale, che è l'anima, che è lo spirito, che è qualcosa di non classificabile molto bene, molto precisamente, ma che ci sopravvive dopo e prima ci ha animati. Ecco, io in questo momento sono io, perché dentro di me ci sta sta specie di, come dire, puparo, il quale mi permette non solo di respirare, di mangiare, di fare altro, ma mi permette proprio l'intelligenza, mi permette proprio la colloquialità, mi permette di muovermi nel mondo, mi permetterebbe di avere un confronto intellettivo con gli altri esseri e con l'universo nella sua generalità e globalità. Questo è vero? Dal mio punto di vista, no, perché non è logico che sia vero, perché è inutile se fosse vero. Basterebbe, per esempio, che la biologia fosse organizzata come lo è, in un certo modo, e già sarebbe sufficiente a che io parli, a che io ascolti, a che io ragioni. I neuroni sono entità fisiche, non astratte. Le sinapsi che li collegano sono entità fisiche, sono misurabili, sono osservabili, non sono idee, non sono cose strane che il fiato di Dio mi ha messo dentro. Quando sono nato, io avrei avuto, secondo una logica illogica, questa proprietà interna che mi ha fatto vivere. Ma chi ce l'ha messa? Vabbè, i cristiani, i monoteisti dicono Dio. Ma quando? Cioè, quando io da solo carne sono diventato un composto, un miscuglio, non so bene, di carne e di spirito.